per intraprendere la via che conduce alla presenza di se stessi, ovvero la via che permette di entrare in contatto con la propria essenza. Una delle prime cose da imparare è l'arte della distensione. Di fatto, non è possibile fare alcun progresso verso una contemplazione o meditazione efficace senza essere sereni e rilassati. Ecco, quindi, come fare. Anche se è possibile conseguire la distensione stando seduti o addirittura in piedi, inizialmente, per iniziare la pratica, è preferibile rimanere supini. Una volta distesi, immaginare di essere precipitati da un dirupo. Trovarsi, poi, sul terreno sottostante e vedersi come una figura inerte, afflosciata, con tutti i muscoli abbandonati, con le membra piegate nella posizione in cui sono cadute, e con la bocca lievemente aperta, in quanto soltanto allora i muscoli delle guance sono rilassati. Ora, immaginare di avere le braccia e le gambe piene di minuscoli ometti, che ci fanno agire esercitando una trazione sui muscoli. Immaginare, poi, di dire a questi ometti di abbandonare i piedi, in modo che non vi siano più né sensazioni, né tensioni in quella parte del proprio corpo. Poi, esplorare mentalmente i propri piedi per accertarsi che nessun muscolo venga utilizzato. Fare, poi, la stessa cosa per quanto concerne le gambe. Lì, nei muscoli dei polpacci, devono esserci innumerevoli ometti, che vi lavorano dentro. Diamogli un po' di riposo facendoli risalire verso il nostro capo, e, successivamente, farli uscire. Mentalmente è bene frugare ancora nei polpacci, e costringere gli omoncoli ad abbandonare i muscoli non ancora distesi, in modo che siano ben rilassati e flaccidi. Poi, salire su per le cosce, e verificare se ancora c'è qualche tensione nei muscoli della parte alta delle gambe. Se c'è della tensione, necessita far salire gli ometti che ancora ristagnano lì, e, attraverso il capo, farli uscire. Successivamente, si deve fare altrettanto con le braccia, incominciando dalle dita delle mani. Costringere gli ometti ad abbandonarle, risalendo su per i polsi, marciando fino ai gomiti, e alle spalle. Immaginare, poi, di ordinare a questi minuscoli ometti di andarsene, in modo che non esistano più né sforzi, né tensioni, e né sensazioni. Ed ora, arrivati al corpo, fingere che lo stesso sia un monastero. Pensando a tutti i monaci che si trovano lì, e che esercitano trazioni sui muscoli per farci lavorare, occorre dire loro di andarsene. Dobbiamo fare in modo che interrompano quello che stanno facendo, ed anzitutto, abbandonino la parte inferiore del corpo, dopo aver rilasciato tutti i muscoli. Costringerli, quindi, ad allentare i muscoli, tutti i muscoli, in modo che il nostro corpo si afflosci, e sia tenuto insieme, soltanto dal suo rivestimento esterno. Bene, ora resta il capo, che dal punto di vista della distensione, è forse la parte più importante del corpo. Rilasciare, quindi, ogni tensione inutile, come i muscoli tesi agli angoli delle labbra, e socchiudere appena le palpebre degli occhi, solo di poco, senza alcuna tensione. Ascoltare o leggere tutto questo può sembrare una procedura difficile da porre in essere, ma è invece assai semplice, ottenere la distensione completa in un secondo. Per rilassarci, questo sistema non fallisce mai. Coloro che sono in tensione a causa delle pressioni della civiltà moderna, farebbero bene ad addestrarsi secondo questi principi, e secondo il sistema mentale che segue. Si ricava ben poca utilità della distensione fisica, se si rimane in tensione mentalmente. Nel prosieguo, quindi, mentre si è lì sdraiati supini e fisicamente rilasciati, si deve lasciare che la mente indugi per un momento sui nostri pensieri. Seguiamo pigramente questi pensieri, e vediamo di cosa si tratta. Constatato che al momento sono pensieri inutili, fermiamoli, e nello stesso tempo, non consentiamo ad altri di formarsi. Visualizziamo un nero e vuoto quadrato, e i pensieri che da un lato all'altro tentano di saltarci dentro. Inizialmente alcuni pensieri compiranno il balzo e riusciranno ad entrare, inseguiamoli e costringiamoli a saltare indietro, nella direzione opposta, al di fuori dello spazio nero e vuoto. Immaginando davvero e con tutta la propria forza questo nero spazio, in breve tempo sarà possibile vedere l'oscurità totale senza alcuno sforzo, e potremo così godere di una perfetta distensione mentale e fisica. Con un minimo di pratica, ed in poco tempo, questo semplicissimo metodo ci permette di conseguire una totale distensione. In merito all'argomento in trattazione, è utile evidenziare il fatto
che moltissime persone non hanno mai cercato di evitare l'attività, ovvero di tacitare la propria mente, e i pensieri che la stessa produce. Ciò è paragonabile ad un individuo che tentasse di camminare continuamente per alcuni giorni e per alcune notti, senza mai riposarsi. Quest'ultimo, come è facile immaginare, crollerebbe ben presto, mentre noi, viceversa, non concediamo mai al cervello ed alla mente di riposare.